Benvenuto nel mio canale YouTube, mi chiamo Enrico Gamba, sono uno psicologo clinico, psicoterapeuta. E oggi vorrei parlarti di flessibilità. Perché vedi, la flessibilità è una delle qualità più importanti nella nostra vita, qualcosa che può fare completamente la differenza nella nostra esistenza. Prova ad immaginare se semplicemente la nostra impostazione mentale fosse quella di dire le cose devono essere in un modo molto preciso, molto definito. Posso prendere un oggetto, riporlo sopra la mia scrivania e dire ecco, questo oggetto va bene solamente se messo esattamente in questa posizione qui, con questa inclinazione, con questa particolare disposizione. Capisci bene che questo sarebbe estremamente limitativo, perché se arrivasse qualcuno nel mio studio, prendesse questo oggetto e lo ponesse da un'altra parte, ecco che per me non andrebbe più bene, per me dovrebbe ritornare esattamente in quella posizione lì e magari passerei molto tempo a riprendere quell'oggetto e a rimetterlo esattamente in quella precisa disposizione. Molto più semplice per me sarebbe se quella regola fondamentale che ho impostato nella mia vita non fosse quell'oggetto deve stare sulla scrivania in quella particolare disposizione, ma semplicemente quell'oggetto deve stare sulla scrivania, a prescindere da quale sia la posizione esatta in cui esso viene messo. Allora, a volte nella nostra vita, la nostra rigidità mentale ci porta a strutturare tutto un sistema di regole molto definito che poi difficilmente riusciamo ad integrare con la quotidianità, perché la quotidianità è fatta di continuo mutamento, di cambiamento, di flessibilità, di trasformazione. Allora, se nella mia vita, nella mia modalità di funzionamento, vado ad impostare delle regole troppo strutturate, troppo rigide, questo mi può limitare molto. È importante avere degli alti standard nella vita, cercare di migliorarsi sempre di più, ma accedere ad una dimensione di perfezionismo nel quale la necessità di avere tutti i dettagli sempre perfetti può costarci molto in termini di tranquillità, in termini di sicurezza, in termini di serenità nella nostra vita. Riuscire a impostare delle regole che siano compatibili con la realtà che noi viviamo si chiama adattamento. Ed è ciò che fanno le specie, ha fatto la specie umana, ma qualsiasi altra. Come diceva Darwin, non è tanto la specie più forte a sopravvivere, ma quella che riesce ad adattarsi meglio, quella che riesce maggiormente a incontrare quelle che sono le circostanze della vita e ad essere flessibile, a riuscire a sviluppare la capacità di ondeggiare un po' sulle onde del vento della vita. E riuscire quindi a mantenere una stabilità, una concentrazione, una focalizzazione anche nel movimento. Riuscire anche nel movimento a mantenere una centratura. Questo per esempio ce lo insegnano in modo eccellente le arti marziali. Quindi riuscire a muoversi nella consapevolezza del proprio centro, nella consapevolezza del proprio punto di stabilità, però nella flessibilità, nel movimento. Ecco, riuscire a trovare questo connubio, riuscire a mettere insieme queste due dimensioni, quindi flessibilità e stabilità, è essenziale nella vita, perché solamente grazie a questo si può veramente riuscire a continuamente migliorarsi, trasformare, accedere a livelli di benessere sempre maggiore. Per cui quello che ti consiglio oggi di fare è questo: prova a domandarti in quale area della tua vita presenti delle rigidità eccessive, delle rigidità che ti impediscono veramente di vivere e di godere la vita per quello che è, veramente di utilizzare appieno quelle che sono risorse ed energie, utilizzare appieno quelle che sono anche intuizioni. Quanto la rigidità ti impedisce di diventare sempre più simile a quella persona che senti di voler essere, quella persona che vorresti incontrare nella tua vita. Per questo prova ad analizzare i tuoi pensieri, le tue sensazioni, prova a domandarti quali veramente ti aiutano e quali invece semplicemente ti limitano, fissando degli standard che poi di fatto non ti servono nella vita per essere veramente felice. Se farai questo, di certo la tua vita potrà trarne molto profitto, riuscendo ad integrare dentro di sé, ecco, questa dimensione di flessibilità, questa capacità di muoversi anche in base a quelli che sono i movimenti di ciò che ti sta intorno, mantenendo la tua centratura nella vita.